Dio mirabile in tutte le sue opere sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Nel disegno di Dio creatore anche gli animali che popolano il cielo e la terra e il mare partecipano alla vicenda umana. La provvidenza che abbraccia tutta la scala degli esseri viventi si avvale di questi preziosi e fedeli amici dell'uomo e delle loro immagini per significare i doni della salvezza. Salvati dalle acque del diluvio per mezzo dell'arco, partecipano in qualche modo al patto di alleanza con Noè. L'agnello richiama l'immolazione pasquale, la liberazione della schiavitù dell'Egitto. Un grande pesce salva Giona dal naufragio. I corvi nutrono il profeta Elia. Gli animali, con gli uomini, sono coinvolti nella penitenza di Ninive e con tutto il creato rientrano nel piano dell'universale redenzione. Invochiamo dunque la benedizione di Dio per intercessione della Beatissima Vergine Maria di Casandrino, di Sant'Antonio Abate, soprattutto queste creature, questi buoi, e rendendo grazie al Creatore che li ha posti al nostro servizio. Chiediamo di poter camminare sempre nella sua legge e di non venir mai meno alla nostra dignità umana e cristiana. Ascoltate la parola di Dio dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra, e Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi, e gli uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e bestie selvatiche, secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie, e il bestiame secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona, e Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Parola di Dio. Soltanto proprio un brevissimo pensiero. Ecco, è bello la benedizione degli animali, in questo caso dei buoi, che onorano insieme a noi la Vergine Santissima, e sentono anche gli animali, tutti gli animali, non soltanto questi, tutti gli animali, quando l'uomo li vuol bene, quando li tratta bene, l'animale in un certo modo, ecco, fa partecipe l'uomo della sua benevolenza. Ecco, allora noi ringraziamo Dio per questi due buoi, mi sembra che si chiamano Capitano e Barone, ecco, che sabato e domenica ci aiuteranno, perché ci aiuteranno a onorare la Vergine Santissima e a rallegrare anche in un certo modo il popolo di Casandrino. E allora loro sentono questo affetto, anche il fatto che voi, ma anche dal padrone dove stavano, sentono questo affetto che gli mostriamo, perché sappiamo che è provvidenza di Dio e della Madonna. E allora noi li ringraziamo e ringraziamo Dio per tutte le creature, specialmente per questi due buoi, Barone e Capitano. Diciamo insieme: quanto sono grandi le tue opere, Signore. Sii benedetto, Signore, che provvedi il cibo a ogni essere vivente. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Sii benedetto, Signore, che hai messo gli animali a servizio dell'uomo come aiuto nella fatica quotidiana. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Sii benedetto, Signore, che nei gigli dei campi e negli uccelli dell'aria ci hai dato un segno della tua bellezza e della tua provvidenza. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. E adesso tutti quanti insieme diciamo:
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, fonte di ogni bene, che negli animali ci hai dato un segno della tua provvidenza e un aiuto nella fatica quotidiana, per intercessione della Madonna di Casandrino, di Sant'Antonio Abate, di San Francesco d'Assisi, fa che sappiamo servirci saggiamente di essi, riconoscendo la dignità e il limite della nostra condizione umana. Per Cristo nostro Signore. Amen. La facciamo prima agli uomini e poi agli animali si fa la benedizione. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, scenda su voi, sulle vostre famiglie e su tutte le persone che amate. E scenda su questi voi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Facci che siete abituati, vero? Sia con voi, per intercessione della Beatissima Vergine Maria di Casandrino, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. E tanti auguri a tutti quanti noi.